sono Octi di Pura Febbre Italiana. In questo video vi spiegherò la mia teoria della Season 8, ossia quella del fatto che la mappa cambierà. Vivremo in dei bunker sotterranei e in questo video andrò a spiegare tutto, ogni prova a testimonianza di questo fatto. Vi spiegherò quello che sta succedendo, che cosa significa la sfera, che cosa significano le uova di drago, che cosa significa il nuovo bunker trovato nell'isola, perché andremo a vivere nei sotterranei e perché la mappa verrà inondata tutta. Ho già spiegato certe cose in video passati, però in questo video riassumo tutto, quindi guardatelo dall'inizio alla fine per non perdervi assolutamente tutto quello che riguarda questa faccenda. Inoltre iscrivetevi al canale e attivate la campanellina che trovate vicino al tasto iscrivervi per non perdervi altri video del genere. Veramente quello che sta per succedere è incredibile e il re dei ghiacci è veramente il cattivo più cattivo nella storia di Fortnite che si sia mai visto. È tutta colpa sua se l'isola verrà distrutta. La mappa di Pinnacoli verrà invasa d'acqua, una bufera sta arrivando, una bufera di neve che coprirà gran parte della mappa e la renderà praticamente tutta innevata. Quando la neve si scioglierà, tutta la mappa verrà riempita d'acqua e quindi inondata. Andrò a spiegare anche la sfera, che cosa serve, le uova di drago e che cosa c'entra tutto. Un'altra cosa piccola ma importante è questo edificio di Pinnacoli. Finalmente è stato finito di essere costruito, ma sappiamo tutti che non durerà molto a lungo e che appunto verrà distrutto dalla sfera, sicuro come il pane. Veramente sarà una cosa certissima, quindi godetevelo finché c'è, perché tanto verrà distrutto come sempre. Allora siamo arrivati al bunker, che è la nostra meta per questo video molto importante, ossia: guardate, questo bunker all'interno è vuoto e lo sappiamo benissimo. Questo bunker c'è da tantissime season e ci siamo chiesti a lungo a che cosa servisse. Spiego la mia teoria: il fatto che la mappa verrà inondata renderà alcune zone della mappa completamente inagibili e proprio per questo dovremo muoverci nei bunker, perché sarà impossibile praticare certe zone della mappa. Non c'è problema nello spostarsi via bunker, perché gli umani stanno studiando molto bene la tecnologia dei rift e l'hanno utilizzata per creare questi teletrasporti. Lo si capisce dal fatto che Bosco Blaterante è stata completamente trasformata in una sorta di laboratorio di esperimenti, dove, studiato questo rift infinito, cioè che è stato reso infinito dagli umani probabilmente tramite questo macchinario, hanno implementato la tecnologia dei rift che ci permette di teletrasportarci all'interno delle varie gallerie di questo labirinto, che appunto ci permette di teletrasportarci per una breve distanza, ma comunque ci permette di teletrasportarci. Questo significa che gli umani molto probabilmente, in vista dei futuri avvenimenti che potranno colpire la mappa di Fortnite, non faranno altro che scavare gallerie sotterranee come queste, in cui poi teletrasportarsi appunto da una zona all'altra. Un altro bunker come quello di Bosco Blaterante adesso si trova su quest'isola qua, che è un'isola molto particolare, perché lì c'è una casetta con un altro rift infinito in una specie di zona sotterranea, quindi molto nascosto. Perché gli umani hanno avuto un'altra isola dove appunto hanno messo un rift infinito? E soprattutto perché lì c'è un altro bunker? Secondo me è proprio perché la teoria del fatto che la mappa verrà inondata e che quindi bisognerà andare sottoterra mi sembra sempre più piena di indizi. La bufera sta colpendo l'isola, infatti la neve si sta espandendo sempre di più e lo si sa perché una volta questa questa montagnola qua non era piena di neve. Un altro degli indizi che porterà appunto a pensare che tutto verrà inondato è il fatto che, uno, Bosco Blaterante si trova sott'acqua perché è in un lago ghiacciato e appena il lago si scioglierà, Boschetto Bisunto verrà completamente sommersa dall'acqua. Ma non è l'unica cosa strana, il fatto è che c'è addirittura quella specie di sottomarino su quella specie di montagna che ci fa pensare: ma cavolo, perché c'è un sottomarino su una montagna? Boh. Avete presente, no? Quel sottomarino lì davanti, lo vedete? Lo vedete bene? Ecco. Adesso parleremo anche della sfera, ragazzi, che cosa significa e chi ha creato la sfera. Ma per ora andiamo a vedere di nuovo il bunker, quello lì. Lo vedete già da qui? Nei giorni scorsi c'era una specie di ghiaccio, una parete di ghiaccio sopra, ma adesso si è trasformata in un bunker. È un bunker identico a quello di Bosco Blaterante, molto molto identico, non ci sono iscrizioni o altre cose sopra, è completamente un bunker identico a quello di prima. Questo non fa altro che confermare la teoria del fatto che ci sposteremo molto presto nei sotterranei della mappa. Chissà cosa ha in mente la Epic Games per noi. E poi questo è la zona, diciamo,
sperimentale con il rift dentro. E come vedete non è una zona casuale, proprio perché ci sono queste lamine di metallo che per forza devono essere state costruite da qualcuno. E se non vi siete mai buttati qua, quando vi ci buttate in realtà qua bisogna spaccare il terreno, non è che potete subito buttarvi nel rift. Ma ora andiamo al pezzo forte ragazzi, la sfera. Qua si vede da quasi qualsiasi punto della mappa, tranne qua perché siamo molto in basso. Ma la cosa più strana è che quando la si punta fa uno strano rumore. Io qua ho già costruito delle scale per salirci. Allora, questa sfera qua, da qualunque zona la si punti, fa una specie di musichetta, uno strano rumore. Lo so che non si sente quasi, è a malapena percettibile, ma se ascoltate bene, se in una partita gli puntate la pistola contro, vi renderete conto. Ma la cosa più strana è chi c'è all'interno. Il re dei ghiacci è lì dentro, sta volando all'interno della sfera. Perché ci sta volando? Non so se riuscite a vederlo. Dovete fare molta attenzione. Se andate in partita voi stessi e andate a controllare, lo vedete. Purtroppo non ci si può avvicinare più di così perché la visuale ci viene coperta. Ma se guardate dentro, c'è una figura dentro ed è proprio il re dei ghiacci che è lì. Non si sa perché, non si sa che cosa fa, ma poi c'è un video di un evento che è successo che è molto molto particolare. Se spariamo non succede assolutamente nulla. Comunque, come vedete, questa sfera qua sicuramente è la causa del perché la bufera di neve si sta espandendo sempre di più. Perché lui appunto è il re dei ghiacci. Che cosa farà questo re dei ghiacci? Non lo sappiamo ancora. Molti di voi la conoscono già, è la zona delle uova, le segrete del castello con le uova. Molti pensano sia uova di drago, ma sinceramente a me sembrano uova di serpenti marini, uova di murene. Guardatele bene, hanno per caso le ali queste creature? A me non pare. Guardate bene la sua forma, sembra quasi un serpente, una S, e tutti hanno la stessa forma. In realtà la punta delle uova non si riesce a capire molto bene, ma guardatele bene, non vi ricorda nulla. Pensate al Pokémon Milotic, che è una specie di murena d'acqua, un serpente marino. Non ha per caso la stessa forma e qualcuno di voi potrebbe dirmi anche Gyarados ha la stessa forma e Gyarados è un drago. In realtà no, Gyarados è un'acqua volante, andate a controllare. E sentite il battito! C'è qualcosa di vivo che prima o poi uscirà fuori. Quando uscirà fuori? Quando la mappa probabilmente verrà innevata. Molti dicono che sia un drago. Questo perché spesso i castelli del Medioevo vengono collegati ai draghi. Infatti, per esempio, nella leggenda di Re Artù e di Camelot, Re Artù è stato il re che... No, Re Artù, suo padre Uther, è stato il re che ha ucciso tutti i draghi. Infatti, come vedete, nello scudo del Cavaliere Nero, nel dietro abbiamo appunto anche un drago. Perché nella mitologia, appunto, i draghi furono uccisi tutti da Re Uther, che era il padre di Re Artù. Però, se avete visto la serie TV Merlin, lo sapete bene, nella serie TV un drago è stato rinchiuso da Re Uther nelle segrete del castello, nelle grotte segrete del castello. Come vedete, lì sopra c'è il castello. Ma se quello è il castello e queste sono le segrete, ossia le prigioni, infatti come le vedete, cioè vedete che è una prigione, ci sono delle uova. Questo può confermare la teoria che siano uova di drago, però ripeto, secondo me sono uova di creature marine. L'ultima cosa che voglio farvi assolutamente vedere, che conferma la teoria del digelo di tutto, delle inondazioni di tutto, è il fatto che molto spesso nei vari Battle Pass abbiamo visto come all'interno del Battle Pass ci sono indizi di quello che succederà in futuro. E in questo pass ci sono simboli evidenti che dimostrano il fatto che un digelo colpirà molto probabilmente la mappa. Uno di questi per esempio è a pagina 48, l'oblò, poi il sole e soprattutto il pupazzo di neve gocciolante. Perché queste due cose? Che senso hanno un sole e un pupazzo di neve? Ma ora spostiamoci su Telegram per vedere tutte le novità. Allora, a parte le varie skin, i vari cosi che non sto qua a farvi vedere, a noi interessa l'evento in arrivo. All'interno della sfera abbiamo già detto che c'è il re dei ghiacci, no? E questo sarà l'evento probabilmente in arrivo. Come vedete c'è il re dei ghiacci che addirittura fa queste fiammelle qua molto particolari. Questa è l'icona del castello. Voi la potete trovare su tutti gli stendardi vicino al castello. E dentro appunto vediamo il re dei ghiacci con una sfera in mano. Sta preparando una mini sfera in mano. C'è chi dice che sia il cubo. Ecco, vedete questo stendardo qua? Riporta la stessa immagine che vedete qua sopra. Non si sa perché. Comunque guardate bene il re dei ghiacci che tiene qualcosa in mano. Ecco, lo stendardo. E qua c'è lui che è come ha una mini sfera. Cioè guardatelo bene. Molti dicono che questo sia il cubo, ma sinceramente io non vedo nessun cubo. L'ho visto! Ah, ora capisco! C'era il cubo qua. Ok, l'ho visto, l'ho visto. Teneva il cubo in mano praticamente. Teneva una parte di cubo in mano. E sapete il cubo che cosa creò? Ve lo ricordate? Esatto, gli zombie, bravi. Esattamente, gli zombie.
Il cubo, guardiamo qua, vedete, ci sono frammenti di cubo. Il cubo sparò le sue, diciamo, schegge in tutta l'isola, e per tutta l'isola ci furono i mostri. E pam parapam, nei file di gioco sono stati trovati gli zombie di ghiaccio. Che strano, eh? Molto probabilmente vedremo molto presto zombie di ghiaccio intorno alla mappa. Anche perché sono stati trovati differenti spawner di mostri di ghiaccio. Questo non fa altro che confermare la teoria. Queste invece sono state le tre immagini che sono state trovate appunto per quanto riguarda l'allerta meteo. Allora, tre cose sono importanti. Primo, questa è l'immagine che stiamo vedendo. Con il fatto che il ghiaccio sta riempendo tutta l'isola, chiaramente quando c'è una bufera, che cosa succede? Quando ci sono gli uragani, per esempio in America, la gente che cosa fa? Si prepara e va nei rifugi. Ma per prepararsi e andare nei rifugi, cosa succede? Devono fare scorte. Infatti, la terza immagine ci dice bread and milk sold out. Cosa significa? Attenzione, allerta meteo. Il pane e il latte sono stati venduti tutti, non ci sono più risorse di pane e latte, perché tutti gli umani li hanno comprate per andare nei bunker sotterranei per sopravvivere a questa bufera di neve. E per finire, l'ultima immagine che vedremo sulle TV sarà No Signal, con l'immagine dell'icona del re del ghiaccio. Il re del ghiaccio quindi sta causando la bufera intorno a tutta la mappa. Non si sa quale sia il suo piano, se sia quello di distruggere la mappa oppure no, non si sa. Però una cosa è certa, questo re dei ghiacci è un birbone e sta cercando di distruggere tutta la mappa. E molto presto nelle TV vedremo appunto il fatto che non c'è segnale, perché il suo maledetto lui e il suo cubo e la sua sfera stanno assolutamente creando casini intorno a tutta la mappa. Anche perché questo re dei ghiacci si è svegliato da poco, perché come vedete la schermata della settimana 7 è lui che si alza dal suo trono dopo essersi risvegliato. E per finire, quello della settimana 8 è lui che appunto con la sua sferetta, col suo cubo in mano, sta dominando con la sua bufera tutta l'isola. Infatti vedete che c'è del fumo un po' dappertutto, c'è qui, c'è intorno alle montagne del deserto, c'è un po' di neve, di bufera per tutta l'isola. Sono sicuro che lui combinerà un gran casino, questo birbacchione. Un'altra cosa che ci conferma il fatto dei bunker lo vediamo dal nostro capitano, perché non riuscivo più a trovare questa immagine qua. Caro capitano, grazie mille per il video. È il fatto del, attenzione, missile nucleare lanciato, che è una cosa che possiamo vedere all'interno del deltaplano che è stato regalato. Se noi lo utilizziamo e appunto andiamo ad osservare bene la scritta che c'è, che da qua non si vede, però se la vediamo diciamo dalla partita si vede, c'è la scritta missile nucleare lanciato. Che cosa ci fa pensare questo? Ragazzi, cari miei, sapete cosa succede quando un missile nucleare colpisce la Terra? Dove vanno a rifugiarsi gli umani? Nei Fallout Shelter. Ragazzi, questi sono i bunker segreti, i Fallout Shelter, i bunker che vengono utilizzati dopo che le radiazioni inondano la Terra, e quindi chiaramente gli umani devono sopravvivere all'interno di bunker proprio perché le radiazioni finiscono. Chiaramente questi bunker hanno bisogno di risorse, proprio per questo ci ricordiamo l'immagine che dice attenzione, pane e latte sono stati venduti tutti. Ragazzi, è molto importante, qualcosa di enorme sta per succedere. Iscrivetevi al canale per non perdervi aggiornamenti del genere, e adesso vi lascio un attimo alla descrizione di queste cuffie qua, che sono veramente veramente fighe. E un aggiornamento dell'ultima ora è iniziato, il conto alla rovescia. Se andate sulle TV troverete il conto alla rovescia con bread and milk sold out. L'avvenimento sta per arrivare sempre più vicino. Veramente qualcosa di grande sta per succedere. Iscrivetevi e tenetevi pronti. Che dire, ragazzi, di queste cuffie? Allora, trovate sicuramente il link in descrizione. Sono, allora, molto comode dal punto di vista dei padiglioni, che sono molto grossi. Il materiale è plasticoso, si sente, ma per il prezzo di 30 euro ci sta anche. È normale che non sia acciaio puro, anche perché però questo le rende molto leggere. Questo è molto bene. Inoltre hanno un'ottima isolazione, ma non troppa, nel senso che riuscite a sentire se qualcuno vi sta chiamando, però al contempo stesso non venite troppo distratti dai rumori intorno. Sono bellissime, le cuffie sono comode, e fino ad adesso che l'ho utilizzate per registrare questo video devo dire che mi sono trovato molto molto bene. Sicuramente vi sarete accorti del fatto che ho cambiato cuffie. Infatti ho utilizzato in questo video le Transmart Glary Gaming Headset, che costano anche relativamente poco. Le ho prese su Amazon, costano tipo 30, quindi comunque molto affordabili, e hanno uno scotch impossibile da aprire.
aprire. Vediamo come si presenta la scatola una volta aperta, eccetera, eccetera, eccetera. Queste Tronsmart, che sono una marca relativamente nuova. Allora, questo che è volante così, boh, va bene, va bene. Allora, tiriamo fuori le cuffie dalla scatola. Vediamo se c'è altro nella scatola. C'è un manuale per le istruzioni e un altro manuale multilingue. Le cuffie sono in questo sacchetto qua, come se fosse un uovo di Pasqua, tipo. Noi le togliamo dal sacchetto e abbiamo subito queste cuffie qua, con una scheda audio dedicata, infatti la vediamo, è questa roba qui. Sono molto giganti e sembrano anche molto comodi questi cosi, sono molto molto morbidi. Sono gigantissimi, hanno il microfono che purtroppo non si può staccare, a quanto pare. E hanno addirittura una copertura USB, cioè qua hanno il tappo per la USB.